Ragazzi, qua come sempre il vostro Grinch che si parla e siamo qui su Mortal Kombat nel sesto episodio. Ciancio le bande, iniziamo. La giungla Kuatan, con almeno due divisioni di Tarkatan, sempre in movimento, Dvorah. devono essere individuati. Non è distante, forse 200 chilometri. Tu sai cosa fare. Sì, signora. Buona fortuna. Blade chiude. Hai nuove informazioni dal Regno della Terra? Kano ha parlato, ci ha fornito i dettagli sulla posizione di Milina. L'amuleto ce l'ha lei, ma è ben protetta. Colpiremo immediatamente. Magari con un attacco combinato. L'esercito ingaggia Milina, distraendola. E questo essere recupera l'amuleto. Non da sola, questo essere verrà con te. Ma bisogna infiltrarsi non visti. Non mi hai sentita? Puoi fare da supporto nell'attacco Dvorah, principale. esaudiremo la loro richiesta. E finalmente mi libererò di Milina. Credici. 5 anni qui. Abbastanza ambiguo. Questo essere comprende la tua logica, ma non giunge alle stesse conclusioni. Interessante. Come gli altri, questo essere non ha piacere che Milina sia la Canum. Ma non è detto che la tua mossa avrà successo. Ecco perché ho invitato il nostro amico di Zaterra. Ascoltate, unitevi a noi. So delle cose su Milina. Il suo regno irrequieto cadrà presto e spianerà la strada a Coatal. E cosa sai che possa causare? Eccoli qui. Tre dei tuoi ministri che spettegolano come ancelle. Su cosa, mi chiedo? Se avessi ascoltato il nostro consiglio, la guerra incombe contro il regno occulto. Io ho richiesto distensione con il regno della terra. E io vi ho detto che sarei morta piuttosto che trattare con gli assassini di mio padre. Tu rifiuti soluzioni pratiche a minacce concrete. Tu metti in pericolo il regno. E la sedizione invece no. Dille tue ultime parole prima che ti strappi la lingua. Non sei la vera erede di Shao Kahn. Lei è un Lol. costrutto formato nelle fosse di carne di Shang Tsung. L'ho vista io stesso. La tua pretesa sul trono è discutibile. Come osi? Sono erede di Shao Kahn per suo decreto. Gli sei succeduta, ma il regno esterno richiede una nuova leadership. La tua? Pazzo di un Oshtek. Uccidetelo! Questo essere non serve più, Milina. Grande. Difenderete la vostra imperatrice. Il nostro creatore Shao Kahn è morto. Serviremo chi vogliamo noi. Ecco. Qui sono passati tutti dalla parte di Kotal Kahn. Che mi fa sempre schifo per ora. Pen. Segui ancora Milina? Non ti Sultana ha conviene. conquistato il mio regno. Gli devo la mia lealtà. Io onoro la sua volontà. Ah, beh, grande mossa, scusa. Non so perché l'avevo lasciato. Allora, incredibile. Ciao ciao. Via, non attacca. Bene. Grande, si vince così. Mamma mia, devo stare zitto per impegnarmi a usare questo personaggio.
Vai, bro, mandalo dall'altra parte della mappa. O almeno così ci portiamo un attimo avanti. Ah, la bocca. Ah, la schiena. Il colpo della strega. Non pensavo fosse esattamente così. Va bene, inferma, baby. Via di là. Bene, 3 anni e 1/4 per fare una mossa. Bene, va bene. Bam, disputo proprio. Umiliato. E finalmente si vince sto round. Ah, deve finirlo. Ah! Che schifo il cervello. Ah! Cervello e poi... War. Beh. Ho appena fatto quell'azione, dai. Mirina, ti vedo veramente male. È morto. Il tuo ultimo alleato ti ha lasciato. Portatela via. Che schifo, ho toccato con un braccio morto. Perché anche i bracci non vivono, dite. Proprio ma dettagli, Ermac, tu cosa vuoi fare? Noi serviremo il nuovo signore del regno esterno. Quindi servite Kotal Kahn. È totalmente diverso come adesso. Popo fiero. Pam 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 pam. Questi qua scappano. Ah no, siamo 5 anni dopo. Vediamo. Bacio, 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 bacio. Che costui. Addirittura ho minacciato così. Sei qui per arrenderti, traditrice. Tu parli di tradimento? Questo essere sa che desideri il trono. Perché servi Milina? Io la consiglio. Rubare l'amuleto è stato un mio colpo di genio. La uccide sempre più ogni volta che lo usa. Con le due fazioni deboli, tu riempi il vuoto. Questo è il mio piano. Questo qua è il doppio giochista di tu. Peccato che tu non potrai vederne i frutti. No, dai, la bolla di merda. Questo qua è Waterman, me l'ho scordato. Pokémon nell'angolo. No. Basta con sta bolla. Grande Dvorà. Mamma mia, ora è partita, carica. Fai qui da tutti. Oh. No, vabbè, su era l'ultimo dominatore delle aree, del fulmine, e 12.000 di altre cose. No, dai! Era la mossa della vittoria questa qua. Grande Dvorà. Incredibili combo per lei. Grande, oh, cazzotti, si vince. I piani si fermano qui. Grande! Non mi è piaciuto per niente questa battuta. Ti faccio per la prossima volta. Pensa agli amici, Dvorà. Credete che abbiamo evitato la vostra isola per rispettare la vostra natura solitaria? In realtà non ci piacete. I Kaitin preferiscono la solitudine. E la otterrò da un momento all'altro. Vai. Bene. Va bene. Vaffanculo. Ah. Grande.
Dai. Lanciala via. No, di quanto? Pau pau. No, questa mi ha deciso. Così si vince un round, a forza di dare le testate ai muri. No! Grande, l'ho schivata così. Prendila, grande! Via, 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 via. Deve morirci male. Grande la folla di pozzangherine velenose. Ora due abitanti di Edenia moriranno. Guarda un po' d'accia, una bella accetta. Hanno uso proprio le sue le braccette. So che non eravate amici, ma non li ucciderai. Io sto bene comunque. Grazie per l'interessamento. D'accordo, ora andiamo. Si fa obbedisce così. L'arca dell'alleanza di Noè. Grandi trucchi qua di lato. No, Mirino, no, please. Grandi tecniche difensive qua, devo dire. Questo essere sapeva che non potevi essere. Basta questo essere. Speri di rubarmi anche lo strumento per reclamarlo? Nessuno dei due era tuo. Chi sei tu per dirlo? Prenderò qualcosa di tuo. La tua vita! Vabbè, Mirino illegale. Vieni qua. No, mi hai fottuto lei. Bene. No, mi ha preso lei, non ci posso credere. Via. Io ti faccio così. Sprecatissima, ma... Ok. Mi ero accorto di aver tolto così tanto. A me è importante è vincere il primo round. Simpatica, questo essere. Prendila, grande contromossa. Ciao ciao. Grande. Good job. Grande Dvorà, spaccaculi. E tre così di Edenia moriranno. Questo essere si godrà la tua morte. Sveng. E fa tempo. Ah no, ok. E ora. Basta blaterare. Finiscimi, così che possa raggiungere mio padre. Che schifo la sua bocca. Tu non meriti la morte per mano di un imperatore, ma concederò l'onore al mio fidato primo ministro. Tan tan tan. Quanto è brutto senza il cappuccio. Non lo ucciderai davvero, spero. Che schifo. Che schifo, un bacio. Vabbè. Un bacio di insetti non vorrei mai fare io. La ribellione è finita. Andate a vomitare. Penso non mangerò mai più. Esatto. Adesso noi torniamo sulla terra. Riponi l'amuleto dove gli compete. Cosa? Ma che diavolo fai? Non mi fido del regno della terra per proteggere l'amuleto. Rimarrà qui con me.
Gli accordi di Reiko richiedono che tu... Gli accordi non mi riguardano più. Ecco. Ma mi tornerete utili quando Raiden verrà per questo. Bastardo. Ora uso lui, bastardissimo. Dai, Dvorah, dici qualcosa. L'amuleto è nelle mani di Kotal Kahn. Puoi recuperarlo? Non si fida di nessun altro per trasportarlo. Tenerti vicino al trono del regno esterno per tutti questi anni si è dimostrato provvidenziale, Dvorah. Non hanno mai sospettato che uno di loro fosse un discepolo del nostro signore. Questo essere vive per... Tan, tan, tan. Ti sei comportata bene. Ora riportalo da me. Immediatamente, Quan Chi. Tutti i doppi giochisti e cose varie. Vediamo. Maestro. Dal regno esterno. Shinnok verrà presto liberato. Andiamo alla mia fortezza. Go, 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 go. Amuleto. Sono già partiti per Natale e sono già arrivati. A me piace questo suono di Dvorah. Qualche problema? Due problemi. Tan tan. Eravate voi, non l'avrei mai detto. Che schifo. Vediamo. Non c'è l'amuleto. No, c'è. Wow. E mo? Che ci fa un trattore qua? Chi è questo? Ah, è quello dei, uno dei soldati, infatti. Tua moglie me l'ha detto che eri qui. Tu e Vera avete spettegolato? Sempre. Oh! È un national? Non ne avevo mai visto. Non sei qui per discutere di attrezzature da fattoria. Intelligente ragazzo. Va bene. Vengo al dunque. Mi serve aiuto. Il mio aiuto? Lo so, non ho nessun diritto. Sapevi cosa volevo? Jackie si è offerta volontaria. È venuta lei da me. Lo so. Ascolta. So perché non volevi che Jackie si unisse all'FS. Perché ti sei ritirato. Voglio dire... Se io avessi dovuto vivere sapendo di essere stata uno sgherro di Quan Chi, mi sarei messa una pistola in bocca da tempo. Beh, tu conosci Vera. Non me l'avrebbe mai permesso. Allora, perché ti serve aiuto? I profughi del regno esterno? Peggio. L'amuleto di Shinnok. C'è la Milina. Diavolo. Non ce l'ha più Milina. E abbiamo saputo da Sarina che Quan Chi è ricomparso nel regno occulto. Mostra la sua faccia dopo 25 anni, proprio quando spunta l'amuleto di Shinnok. Non è una coincidenza. Ecco perché... Grande. Di te. Di Quan Chi sei l'esperto. Ma sì. Non ti ridaremo il tuo incarico. Sarai un osservatore. Ecco quello che arriva anche Johnny Cage. Jax? Che c'è? Jax. Volevo solo vedere se potessi... Aiutare a chiudere l'accordo. Già, perché ha funzionato bene l'ultima volta. Non puoi biasimarmi, ci ho provato. Abbiamo bisogno di te. Aiutami a catturare Quan Chi. Nessuno di noi è al sicuro se lui si avvicina all'amuleto. Non puoi non rifiutare, amico. Dov'è Jackie in tutto questo? Nel regno esterno. Con la squadra di Cassie a recuperare l'amuleto. Sicuramente. Va bene. Ci aspettiamo di ricevere presto il suo missione compiuta. O tipo, siamo nella merda. Più probabile. Tan tan tan. Sicuramente sono in un albergo, mi dico. Sì, vai, ce la fare sicuramente. Questo qua fa yoga. Quindi che ne pensate? Ci uccideranno? No, vi sono per riscatto. A meno che Kotal Kahn non voglia usarci come ospiti nello stadio. Che stadio? Beh, se non ci uccide lui, lo farà mia madre. Me, almeno. Dura essere la figlia del padre. Non hai idea.
Io ce l'ho. Il mio bis qualcosa nonno sconfisse Shang Tsung. Salvò la Terra. Sai quanto spesso salta fuori nelle riunioni di famiglia? Ma sono passati 600 anni. Eppure, sembra sia accaduto ieri. Nessuna pressione. Mi sono allenata tutta la vita. Posso uscire da quasi ogni situazione. Ma mi sento una cage di seconda categoria. No, non dire così. Che si aspettavano qualcosa da te. Perché? Tuo padre non è il tuo migliore amico? Adesso. Ma per tanto tempo è stato assente. Posso capirti. Com'è stato crescere così? Con un padre ex Revenant? Jean. No, mi interessa. Non sarà stato facile. È solo un po' iperprotettivo. Quando mi sono arruolata, il signor Cage ha insistito per dirlo lui a mio padre. Pensava che sarebbe andata più liscia. Non dimenticherò mai quel giorno. Mio padre tornò con una mascella rotta. No, dai, John. Va bene, faccio io. Fai cosa esattamente? Fai tu cosa? Fai tu cosa? Cos'è l'acqua? Oddio, sto a prenderci la capocciata di quella. Più c'è. Ah, pensavo io aiutasse, cioè io lancio il cibo. Jackie. E manca Takeda. Fa ingannare veramente così. Oddio. Cos'è il terzo potere di Kenshi? Mamma mia. Troppo forte. Come hai fatto? Sovraccarichi i suoi sensi. Funziona solo da vicino. Essere il figlio di un telepate ha i suoi vantaggi. Infatti. Pensavo così. Perché? Boh. È un grande. Capitolo 7. Ragazzi, anche il capitolo 6 è finito. A me questa storia mi sta intrigando un sacco, spero anche a voi. Quindi, il capitolo finisce qui. Ci vediamo al prossimo episodio. Bella ragazzi.